Cari tifosi di rossoblù, eccoci al campo Europa, alle mie spalle la squadra che sta svolgendo il penultimo allenamento della settimana, insomma l'ultimo allenamento vero e proprio, domani sabato la rifinitura e poi la partenza per la capitale. Infatti i ragazzi di Paladini partiranno un giorno prima, perché comunque Marino, ricordiamo, si trova di fatto in zona Roma Sud, fuori dal raccordo anulare. Di conseguenza si prospetta un viaggio abbastanza lungo. Dunque la squadra ovviamente partirà un giorno prima. Si giocherà domenica alle ore 15 allo Stadio Fiore, che ribadiamo ancora una volta è chiuso per quanto riguarda i tifosi della San Benedettese. Infatti il settore ospiti rimarrà chiuso, così come purtroppo abbiamo appreso non potranno andare i tifosi della Samba nella prossima trasferta, quella di domenica prossima a Pesaro. Infatti per ambo le gare è scattato il divieto di trasferta. Lo sapevamo che la gara di domenica a Marino era vietata. Sinceramente ci aspettavamo che magari per Pesaro qualcosa cambiasse. Così non è. Dunque i tifosi della Samp che potranno rivedere la beneamata solamente alla penultima giornata di campionato, quando la Samp giocherà a Riviera delle Palme con l'Isernia. Dunque due gare consecutive fuori casa per i rossoblù. Parliamo ovviamente della prima, parliamo del Marino. Come abbiamo detto nei giorni scorsi, una squadra che è in piena lotta per non retrocedere, o meglio, è in piena zona di retrocessione e probabilmente ormai difficilmente riuscirà a salvarsi. Questo però non vuol dire che la Samp avrà un compito facile, anzi sarà un'altra battaglia, la quart'ultima di questo campionato. Allora andiamo a vedere alle mie spalle l'allenamento dei ragazzi. Ovviamente vi dico già, come del resto saprete anche voi, che lavorano a parte Onesti e Traini, mentre Camilli è recuperato. Anche Scartozzi sta svolgendo allenamento con gli altri, dunque almeno queste sono due buone notizie per la truppa di Mister Palladini. Thank you.
Oggi siamo in compagnia di Gianluca Carpani. Allora, Gianluca, una vittoria fondamentale domenica scorsa. Adesso si ritorna in trasferta, anzi, ci sono due trasferte di fila. La prima a Marino, che gara ti aspetti? Una gara difficile perché sicuramente il Marino si deve salvare, quindi penso dia tutto per batterci. E penso sia come domenica scorsa contro il Fidene, che è stata difficile perché abbiamo vinto al 95esimo, quindi sarà difficile, ma noi ci impegneremo per dare il massimo perché noi ci crediamo. Come state preparando questa gara? Una gara d'attacco della Samp e comunque deve portare a casa i 3 punti. Mister, cosa vi ha detto durante questa settimana? Ha detto che noi dobbiamo pensare solo a noi stessi adesso, dobbiamo vincerle tutte queste quattro partite e portare a casa i 3 punti tutte e quattro le partite. Quindi l'importante è la vittoria domenica e non pensare ad altro. Senti, secondo te, analizzando il calendario, Marino, Vispesaro, poi Isernia qui, Recanatese, quale insidia, cioè qual è la partita forse con più insidie, forse Pesaro? Secondo me anche domenica, perché come ho detto prima, loro daranno tutto, però anche Pesaro che lotta per i playoff, cioè queste quattro partite sono quattro finali che dobbiamo secondo me vincere per forza. Tutte queste quattro partite dobbiamo raggiungere l'obiettivo sempre con Cercando i i 3 punti. 3 punti. Senti, San Cesario invece ha iniziato nel peggiore dei modi per loro, nel migliore per noi, ad affrontare queste marchigiane. Ce n'ha 4 di fila. La prima Maceratese l'ha battuta, adesso Jesi, poi Ancona, Civitanovese e alla fine finisce con il Celano in casa. Può accadere ancora, voi ve l'augurate. Noi speriamo che loro fanno qualche errore e così riusciamo a superarli, però secondo me è difficile, però penso che loro hanno un calendario più difficile rispetto al nostro. Senti, sei dovuto arretrare per forza di cosa nel centrocampo della Samp, perché comunque, insomma, Palladini abbiamo visto soprattutto nelle ultime partite, ti chiede anche di cercare di coprire un po' di più, visto che comunque non c'è uno come Traini che dà una mano sia dietro che davanti. Tu, insomma, abbiamo visto un po' meno inserirti, insomma, come ti trovi con qualche metro indietro in mezzo al campo? No, vabbè, è uguale se gioco davanti o più dietro, però dato che si sono infortunati tutti e tre i nostri centrocampisti, diciamo, di ruolo, come Scartozzi, Traini e Onesti, mi è toccato a me stare lì davanti alla difesa, però mi sono adattato bene, perché poi anche insieme a Forgione ci siamo adattati bene in due, anche se Forgione, diciamo, andava più avanti rispetto a me. Tu nella tua carriera, comunque anche nelle giovanili, che ruolo hai ricoperto? Generalmente che ruolo ricoprivi? Se sono un po' più, cioè, centrocampista, magari ripartito, non so, difensore, dico questo, eh? Ripartito esterno laterale. Quindi adesso invece ti ritrovi, ecco, Centrocampista centrale, centrocampista. adesso davanti alla difesa. Ecco, insomma, secondo te è questo il ruolo che esprime meglio insomma, il miglior Carpani? Secondo me sì, anche la mezzala è, diciamo, il ruolo che preferisco perché a me piace inserirmi e, diciamo, anche fare gol, come penso come tutti. Però, come ho detto prima, mi adatto alle necessità della squadra, davanti alla difesa, dove mi mette il mister. Senti, lo so che magari tu dici aspettiamo un mese e poi dopo vedremo, ma 2 anni di Carpani, di San Benedettese e il futuro, secondo te? Dipende tutto anche da come finisce il campionato, penso. E non lo so, io spero di rimanere qui a San Benedetto tra i professionisti. L'auguriamo tutti. In bocca al lupo per domenica. Crepi.
Come ogni venerdì, appuntamento con il giornalista Carlo Di Giovanni e ovviamente non potevamo che parlare di questo rush finale della Samba. Allora sentiamo come ci ha risposto. Amici del Samb Channel, come ogni venerdì siamo con Carlo Di Giovanni che tra una partita di tennis ed un'altra ci viene a trovare per parlare di Samb. Ormai ci siamo, Marino San Benedettese. La Samb che recupera Scartozzi e Camilli oggi si sono allenati con gli altri. Allora quanto è importante e soprattutto che Samb ti aspetti? Samb schierato ovviamente da Palladini, credo sempre con il 4-3-3 a questo punto. Sì, giustamente se n'era già parlato perché già la settimana scorsa stavano riprendendo a piccoli passi. Adesso tu mi stai dando la conferma, quindi diciamo che è un dato positivo per il mister perché giustamente può avvalersi di due pedine fondamentali, anche perché Onesti ancora non può recuperare, ancora Tarini lo stesso sta in via di recupero ma non è per adesso, Aquino ha abbandonato direttamente perché sta qui ma ormai è cambiato, è finito per lui. Qui sono due pedine importanti perché come sai Scartozzi è quel playmaker che serve in questo momento, perché noi abbiamo giocato in diverse circostanze anche in forza, il povero Forgione che si deve tante volte sobbarcare quel ruolo che non è suo, però è un serio professionista, ne abbiamo già parlato insieme a Carpani, quindi può giocare al centro, può giocare avanzato, può giocare arretrato. E poi niente, Camilli è un altro giocatore che oltre al reparto difensivo può anche giocare diciamo a centrocampo, perché già Ottavio l'ha schierato in diverse circostanze avendo bisogno, quindi sono due giocatori importanti in un momento importante. C'è questo rush finale, si parte, cioè siamo partiti già domenica scorsa e ti ripeto che la voce l'ho ripresa martedì mattina dopo l'urlo liberatorio del gol di Santoni. Diciamo è stata una gioia incredibile, ripeto quel concetto che ti ho esposto anche martedì, è un segno indelebile quello di domenica scorsa, perché realizzare quel gol a 8-9 secondi dal quinto di recupero penso che sia insomma un segnale importante. Però a parte questo, noi dobbiamo andare a giocare a Marino contro una squadra che sì,
è quasi retrocessa, non c'è la matematica, però non ci regalerà nulla, anche perché ha qualche giocatore importante. Cito uno su tutti, il centrale difensivo Langella, ex Ancona, quindi giocatore molto esperto. E poi giustamente giocano su un campo sintetico anche abbastanza piccolo rispetto alle nostre abitudini, quindi ci ricordiamo l'andata quando sul Neo di Guidonia col Fidene quello che riuscimmo a non fare con 8, 10, 12 palle gol che proprio la palla non riuscivamo a gestirla davanti alla porta. Quindi bando alle ciance, poi dall'altra parte c'è un San Cesario che andrà a far visita a una Jesina che è stata un po' colpita nell'orgoglio, perché questa sconfitta di domenica scorsa non tanto ci stava. Sappiamo a Mauro come fa a giocare la sua squadra e sappiamo anche noi quando abbiamo stentato per uscire indenni da Jesi. Quindi penso che domenica si potrebbe ancora di più accorciare la classifica, perché non penso che noi giocando in maniera duttile e abbastanza professionale usciamo con risultato negativo. Quindi a parte il nostro ci aspettiamo un altro, non regalo, però insomma anche un pareggio di Jesina San Cesario per noi sarebbe già il sorpasso, e poi si va a gestire le restanti partite. Ecco, tu dicevi di restanti partite, io devo far notare due cose. La prima è che la Samp due volte ha ripreso il San Cesario, però per due volte poi il San Cesario ha avuto una reazione, uno scatto d'orgoglio ed è ripartito staccando la Samp. Adesso di fatto non l'abbiamo ripreso perché siamo ancora sotto di un punto. E la seconda è 360 minuti più recupero al termine del campionato. Cos'è che ti fa vincere queste partite? Perché comunque, diciamo l'altra volta proprio con te, che sia Samp che San Cesario sembrano un po' fisicamente nettamente calate rispetto all'inizio, a metà del campionato, soprattutto a metà del campionato, quando entrambe hanno staccato, hanno staccato tutti. Quindi la fame di vincere cos'è? Ma vabbè, la fame di vincere, anche perché sappiamo che entrambe le formazioni, e su questo ci metterei anche Termoli e Maceratese, hanno qualcosa più delle altre. E poi certo, dopo aver giocato ad altissimi livelli per tre quarti del campionato, è normale questo rush finale, devi cercare di tenere con tutte le forze, considerando che arrivano i primi caldi, quindi si vede chi ha una preparazione diversa che può arrivare fino alla fine e chi invece insomma non riesce a gestire tanto la partita, ma anche la tenuta insomma durante proprio gli incontri, quindi comincia a essere difficile. Poi se non hai i ricambi alternativi comincia a essere dura, comincia a fare fatica anche con le ultime della classe. Quindi diciamo sì, squadre forti, però devono cercare di saper gestire le proprie forze e così offendere nei momenti importanti. Non bisogna stravincere le partite, bisogna vincerle anche 1-0, ma non diciamo come domenica perché abbiamo sofferto troppo. Però ecco, un risultato giusto che ci può stare, anche se non vediamo il grande spettacolo, perché a questo punto quello che conta sono i tre punti, perché poi alla fine si tireranno le somme. Ecco, alla fine si tireranno le somme, e in questo finale noi abbiamo visto insomma la Samp vincere dei campionati, ricordiamo Samp insomma di Gaucci, anche campionato di eccellenza che comunque la Samp stravinse. Comunque in un finale di campionato il pubblico, il tifo della Samp Benedettese è di fatto ti fa vincere sempre, si fa con guadagnare sempre qualche punto da solo, perché comunque ecco anche una partita come quella di domenica scorsa in cui si faceva fatica, fino alla fine sono stati incitati questi ragazzi anche al 95esimo. Il fatto di sapere comunque a Marino trasferta vietata, a Pesaro sono due trasferta vietata, poi ci sarà l'ultima a Recanati. Io credo che se vieteranno anche quella e se quella gara sarà decisiva, si devono preparare, perché lì i cancelli volano. Sicuramente, anche perché per la tifoseria, che tu sai che c'è sempre quella frangia di 200-300 persone che la Samp l'ha sempre seguita in qualsiasi posto è andata, quindi diciamo ecco, domenica a Marino, poi a Pesaro, una trasferta tutto sommato che abbordabilissima, vietata anche quella, e tu sai che insomma come è successo a Jesi, anche poche persone, però insomma ci tengono a venire. Poi abbiamo l'Isernia in casa, però anche per la stessa tifoseria, quella più sanguigna, io so che molti amici mi hanno detto che io pagherei qualsiasi somma pur di poter entrare come dirigente, come fotografo, perché ci sono quelli che hanno la Samp nel cuore, che giustamente sì, vedersela la sera, stare attaccata alla radio, la vivi male e non ci stai insomma con quelle che sono le tue priorità, perché un conto è viverla dal campo, un conto vivere in secondo tempo oppure tramite radio o televisione. Purtroppo quest'anno penalizzati oltre misura, sperando che se tutto va bene, facendo sempre i dovuti scongiuri, per quando giochiamo con l'Isernia stiamo già avanti, almeno che ci dessero questa possibilità di andare a Recanati e fare questa festa finale, con l'augurio che anche la Recanatese possa centrare l'obiettivo play-out.
parlando invece di Palladini, come giudichi il suo lavoro adesso che ha 4 giornate dal termine? È un allenatore che comunque negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, ha avuto veramente tanta sfortuna con la Samp, perché è stato, non so se un record, ma quasi sempre secondo in campionato. Lo è ancora oggi. Noi ovviamente ci auguriamo che possa. Sì, solo momentaneamente. Esatto, però ad esempio l'anno scorso si è ritrovato al Teramo, quest'anno questa matricola, questo San Cesario che è arrivato da sotto, purtroppo abbiamo staccato tutti, anche squadre come il Termoli che hanno speso il doppio della Sammettese, però poi c'è sempre qualcosa che È purtroppo. sempre il campo a dare l'ultimo giudizio e l'ultimo responso. Io su Ottavio, anche perché ripeto forse qualche concetto che ti ho esposto, diciamo, qualche puntata fa. Io con la mia ex emittente feci tantissimo per riportare da Giulianova Visi e Palladini e Sammetto per fargli chiudere la carriera calcistica qui. Poi dopo Ottavio ci è riuscito, Stefano Visi no. Però ecco, dopo lui abbia subito intrapreso questa nuova avventura da allenatore, un ragazzo che è di San Metto, è nato qui, le sue gioie le ha, diciamo, cresciute personalmente con la Samp, che poi è stato un serio professionista in diverse platee, diciamo, importanti italiane, però è tornato, mette, diciamo giustamente, gli manca quel pizzico di esperienza che, anche perché è giovanissimo, ha 41 anni, mi pare. Quindi è normale che lui si sta facendo le ossa con la Sammettese. Certo che se la Samp sale, anche lo stesso Teo Palladini per lui è un, così, è un grosso risultato ottenuto, come dicevi tu, dopo qualche anno di pratica andato su una piazza dove sì, contestazioni, però sappiamo tutti, Ottavio, in questi ultimi tempi in che modo ha lavorato. Al di là del materiale umano, ma delle non certezze, sappiamo anche che Ottavio è stato veramente lui il fautore per far sì che questo gruppo non si sciogliesse già ottobre-novembre, quando c'erano i primi sentori su questo problema economico, su questo problema di Pignotti e Bartolomei per portare avanti questo progetto Samp che cominciava a essere oneroso abbastanza. Quindi Ottavio, io penso che non perché deve essere il solo a gioire, però fa parte di un contesto perché lo ha fatto con il cuore, ci tiene a questa maglia, ci tiene a questa piazza perché è un Sammettese Doc. Senti, per concludere, vorrei sapere, date il nome di un giocatore, se c'è secondo te, che può risultare decisivo in questo finale di campionato per la Samp. Sono attaccanti, centrocampisti, difensori. Tra l'altro, ti dico anche che parlando con il medico sociale Bozzi, si cerca il recupero per Traini con la Vispesaro. Dovrebbe almeno essere in panchina. Sarebbe un grosso C'è un problema. giocatore, secondo te, può veramente trascinare questa Samp in questo finale, oppure con l'organico si vince? Quello, insomma, è sicuro, e comunque servono tutti. Però ci può essere uno in particolare che secondo te può fare la differenza. Dunque, partiamo da un presupposto che Giordano Napolano sta tirando la croce e la carretta dall'inizio del campionato. Sappiamo da dopo Macerata, quando vincemmo veramente alla grande insieme a Forgione, partita veramente che non mi scorderò mai. Adesso può anche starci che sto ragazzo comincia ad avere qualche, non appannamento, però il calcio fatto a certi livelli ti porta anche a una certa stanchezza, sia mentale che anche fisica. Io voglio spendere due parole per Forgione, un ragazzo che è cresciuto moltissimo, è un ragazzo del quale Palladini si fida tanto, ecco perché io dicevo in apertura riesce a ricoprire tanti ruoli, è molto duttile e sicuramente potrebbe essere quel valore aggiunto che altre squadre non hanno, tranne il San Cesario che c'ha Delgado quando riesce a giocare. Perché avendo la classe che tutti sappiamo ha, con i terreni asciutti è quello che riesce a fare quel qualcosa che altri non sanno fare. Io mi auguro che Forgione possa essere quel valore aggiunto, non perché debba segnare, però di stare sempre al centro dell'attenzione di azioni importanti, di lavorare sempre per la squadra in maniera positiva, perché quando sta in giornata sui terreni asciutti fa la differenza. È veramente il calciatore sudamericano che forse tanti forse ci invidiano. Beh, io ti ringrazio, ci vediamo la prossima settimana, insomma, sperando che di trovarci in vetta. Questa trasferta po possa portare bene a tutti, a noi che andiamo su e di tornare insomma tranquillamente, sia sotto l'aspetto culinario, di mangiare in qualche posto buono e anche di portare un risultato, così martedì o venerdì parliamo in maniera positiva di tutto. Grazie. Per questa puntata è tutto, noi ricordiamo domani mattina la rifinitura qui a Riviera delle Palme e poi la partenza per il
ritiro e domenica alle ore 15 la partita per il Sam Channel per questa settimana. È davvero tutto. Noi ci rivediamo lunedì, come sempre, alle 20 su Vera Sport e verso le 21 sul sito ufficiale www.sanbenedettesecalcio.it. Un saluto e a lunedì prossimo.